Bla bla bla. Allora. Ok, ragazzi. Allora, ragazzi, minchia, proprio adesso. Ogni volta che inizio a parlare c'è un aereo che passa, ogni volta, non riesco mai a iniziare un video. Allora, ragazzi, mentre io testo la bici, la provo, sto creando delle staffe per supportare i portapacchi, ma vi farò vedere tutta questa fase magari in un altro video, perché sennò diventa tutto troppo molto lungo e anche per me montare tutto molto troppo lungo. Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, non mi ricordo, vi ho chiesto di farmi in un post della community delle domande, la community del canale YouTube, nelle domande, perché è un po' che non facevo un Q&A e mi riempite costantemente ogni giorno e mi fa un sacco di piacere, e giustamente, perché siete incuriositi sempre a manetta, e ne avete fatte circa nel post 83, e che direi che non riuscirò a rispondere a tutte, alcune si ripetono sempre e non cambierò scena eccetera, dove cambierò 1500 volte postazione, perché capite anche voi che diventa un po' lungo e io devo fare altri video. A proposito, ho visto che il video del McDonald's, il video dal McDonald's vi è piaciuto e quindi continuerò a farli. Avrà fatto già a quest'ora 45.000 visualizzazioni rispetto ai 10-15.000, 20.000 massimo che faccio con i miei video normali. Voi affezionati che vi li guardate e vi li beccate tutti quanti. C'è il sole che mi sta uccidendo. Vado con la prima domanda. Mattia Bernardi chiede: com'è viaggiare per tanto tempo lontano da casa? Il primo mese dura, anzi le prime due settimane, facciamo 4, 5, 6 mesi in su, è molto 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 difficile, complicato, specialmente se hai una compagna a casa di vita come ce l'ho io, eccetera, o comunque se sei abituato a startene parecchio a casa. Dipende un po' da te come sei messo, va persona a persona. Stare tanto tempo lontano da casa ma sempre in movimento e viaggiando, quindi non vivendo in un posto fisso, diciamo che ti fa ti cambia le regole di vita completamente, ti fa vedere la vita in un'altra maniera, e quando torni a casa diventa tutto molto più difficile quando stai fermo, perché il tuo ritmo può diventare tutto molto più noioso, quindi sta poi a te se ti fermi. Se ti fermi poi o torni a casa, sta poi a te continuare un po' con il ritmo che avevi prima, o comunque cercare di non annoiarti, perché viaggiare per molti mesi, ragazzi, tutto è tranne che noioso. Ovviamente viaggiare per tanto tempo lontano da casa è una roba bellissima, strana, ma molto molto bella, molto bella. Lo consiglio a tutti di provare. Io credo che dopo gli studi, almeno un anno fuori casa, totalmente un anno fuori casa senza mai tornare, secondo me sarebbe d'obbligo a livello scolastico, l'ho sempre detto. Allora, Marco Rosso chiede, che è una domanda che mi avete comunque fatto spesso: come fai a trovare sempre nuovi stimoli e lanciarti sempre nuove avventure? L'avventura di per sé è quello che preferisco fare nella mia vita. Sono una persona parecchio parecchio pigra, che quando è a casa sta fermo o è predisposto a star fermo, quindi a me viaggiare e crearmi nuovi stimoli, nuove avventure è la mia vera cura, la pigrizia, ecco. Viaggiare e fare qualcosa di nuovo tutti i giorni. Marco Zambelli chiede: ciao Mattia, volevo chiederti qual era il tuo budget ad inizio viaggio. Quindi, se parliamo della prima metà del viaggio, io spendevo dei 10-15 euro al giorno, anche 20, dipende dove sei, poi comunque recuperi. In Asia puoi anche spendere in viaggio 3-4 euro al giorno e vivi alla grande, dipende un po' dalle tue esigenze. Comunque inizialmente più o meno era quella la cifra di vita, 10-20 euro al giorno, e lo è ancora adesso, quindi sui 600 euro mensili, tolto la tecnologia che ormai riesco ad avere più o meno tramite gli sponsor. Migrin27 dice: fai un video in cui vai in chiesa.
ok? Anche questa è una domanda che mi fate spesso. Arctic chiede: ciao Mattia, sempre in forma, un posto tra tutti quelli che hai visto in cui poseresti la vecchia Charlotte e ora il nuovo bolide per trasferirti stabilmente? Nuovo bolide sarebbe la mia header nuova, la bicicletta. Thailandia mi è piaciuto molto, mi sarebbe piaciuto fermarmi un pochettino e appendere il Charlotte al chiodo, o in questo caso la bicicletta. La California direi che è uno di quei posti che, se non fosse così caro, tendenzialmente mi verrebbe da fermarmi, ecco, per la qualità della vita di per sé, se hai l'economia e i soldini per star qua e puoi vivere comunque di espedienti anche stando qua, perché è molto più facile per esempio trovare un lavoro. Quindi diciamo che la California, come nomade digitale, fosse meno cara, sarebbe il posto quasi perfetto, ecco. Edoardo Molinari chiede: come fai a fare dei video stratosferici ma avere un decimo degli iscritti di chi fa video decisamente di qualità minore dei tuoi? Allora, non sono io che devo dire, lo prendo come un complimento, non faccio video stratosferici assolutamente, e ho sempre pensato che è la persona che fa il contenuto, lo pensiamo praticamente quasi tutti quelli che fanno questo tipo di video. C'è chi ci mette un po' più di impegno e chi un po' meno, tra virgolette, a creare contenuti, però io credo che bene o male, più o meno sempre, sia quasi tutto meritato, a meno che Google, anzi YouTube, non ti cambia algoritmo ogni nanosecondo. In realtà far video seriamente ho iniziato relativamente da poco, quindi datemi tempo e ragazzi, spargete la voce se vi piacciono i video. Però dai, grazie per il complimento, è un bel complimento. Elastics chiede: cosa hanno detto i tuoi genitori appena hai spiegato loro il progetto del giro del mondo a piedi? Allora, l'ho scritto nel libro che trovate qui sotto in descrizione. Mia mamma sapeva già che, cioè, anche mio padre sapevano già che ero mezzo matto, ma mia madre diciamo che ha quello spirito lì di viaggiatrice, comunque sempre stata un po' matta in quel senso anche lei. Mio padre ci ha messo diciamo dalle 3 alle 4 settimane prima di riparlarmi concretamente, sperando che non fossi matto. Poi quando ha visto che effettivamente avevo quest'idea di girare il mondo a piedi, di fare il giro del mondo a piedi, e il progetto l'avevo studiato, lo stavo studiando come si deve, e spiegandoglielo una sera in pizzeria, ha visto quanto seriamente stavo prendendo la cosa e mi ha detto semplicemente: Mattia, tanto o con me o senza di me farai questa cosa, quindi cosa ti serve? Hai bisogno di una mano? Hai bisogno di consigli? E da lì poi è partito tutto, e mio padre è un gran consigliere, devo ammetterlo. Fate domande serie, ragazzi, fate domande serie. Berga chiede: è fattibile a livello economico, dopo aver fatto la maturità, 2 mesetti di giro per l'Europa in bici? Allora, ne ho visti tanti di ragazzi che fanno un pezzo di Europa in bici, dipende che pezzo di Europa vuoi fare. Se fai l'Europa dell'Est ovviamente è molto più economico, se fai questa parte qua dell'Ovest è ovviamente meno economico. Dipende cosa vuoi far tu, quanti soldi hai da parte. Certo è che 2 mesi d'estate dove non fa freddo, puoi accamparti un po' dove vuoi, occhio a non accamparti in Italia perché l'accamparsi così è illegale, però diciamo che nel resto d'Europa riesci a cavartela con couchsurfing, ostelli, gente che ti ospita e tanta tenda, e volendo mangi, ti fai da mangiare e mangi veramente economico per 2 mesi, volendo spendi 500-600 euro massimo al mese, ma anche di meno. Ripresa in corso. Il GPS che mi dice che si riprende. Mazza, devo staccare sto coso perché interruzione giro in corso. C'è un signore che sta passando, penso che vada a pisciare, tra poco lo vedrete pisciare qua dietro. Vedo che va a pisciare. Ditemi un po', va a pisciare. Ma va la bebè. Io non ho lo schermo che si alza, non vedo un cavolo. Va pisciando. Non ci sono i bagni. C'ha ragione, dove fa la pipì? Aspettiamo un attimo, lasciamogli un po' di privacy, stacco la telecamera. Fotografo che fotografa gli uccelli, veramente stanno fotografando tutti gli uccelli laggiù, vedete? Laggiù stanno fotografando tutti gli uccelli. E stavo dicendo quindi a Berga: se vuoi fare un viaggio super economico, secondo me in 2 mesi puoi spendere tranquillamente 1000 euro, non di più. Vai in Europa dell'Est, tranquillo e super sicuro, non ti fa niente nessuno, è anzi molto bello. Tipo Romania, la bici in Romania secondo me è stupenda. Simone Bassan, che mi segue da non so 50 miliardi di anni, mi chiede:
Le motivazioni che ti hanno spinto a viaggiare sono le stesse che ti spingono a continuare? Non ti senti obbligato di continuare il viaggio per tutto quello che hai creato in questi anni? Libro, canale, blog, bla bla eccetera. Ciao Mattia, un saluto da chi ti segue dalla prima partenza. È vero, Simone mi segue da veramente un botto di tempo. È per questo che rispondo, perché la domanda me l'avete già fatta un po' di volte e si lega magari a quelle prima, diciamo che ce l'ha quella scintilla il fatto che mi sono creato tra virgolette un mini pubblico, un mini zoccolo duro di voi che mi segue, quindi questa cosa qua mi dà comunque la voglia di continuare. Però è una cosa positiva, cioè il fatto di condividere, il fatto di filmare, il fatto di far foto, il fatto di raccontare, comunque mi dà quella spinta lì ancora 30 anni, ancora dopo anni, a fare questa vita qua. Sì, però lo prendo come molla per continuare, non come obbligo, ecco. Finché io ho voglia di farlo, lo faccio ancora per passione, che si è trasformata fortunatamente in un lavoro. Sì, perché mi mantengo tramite queste cose qua. Allora, faccio solo più una domanda, poi direi che divido questo video in due. Facciamo che divido questo video in due. Ilaria Yemeri con la Y chiede di mostrarvi la bici. Io ve la mostro e poi ve la faccio vedere bene, ve la ripresento, eccetera. Me l'ha data appunto T-Red. Sono senza batterie, ragazzi. Ok, questa è la bici. E questo è solo la prova di carico. Devo ancora mettere il front rack, ma ve lo faccio poi vedere nel prossimo video, ok ragazzi? In uno dei prossimi video, così vedete tutto fatto bene. Basta, perché sta andando giù la batteria. Fate i bravi, mi stanno mangiando le zanzare. Io torno a fare l'allenamento, torno a casa di Luca, perché Luca mi sta sempre ospitando. Questo è il mio caschetto, l'avete già visto, però l'ho cambiato, ne ho preso uno più comodo, che non ho portato né altre batterie, sono un pirla. Va bene, sto impazzendo. Vi voglio bene, ci sentiamo. Sentiamo la prossima. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao.